dei nuovi video e naturalmente abbonatevi al canale. Oh, salutiamo anche Sissi, salutiamo anche Alessandra. Abbonatevi al canale così darete, diciamo, anche a questo canale, se siete abbonati, insomma, date un sostegno. È un canale che, tra l'altro, è il primo canale che ho creato, poi l'avevo lasciato un po' da parte e comunque è un canale che ha la sua dignità, ha più di 30.000 iscritti, per cui direi che... E poi il tema, insomma, comunque dell'autostima e dell'autosvalutazione. È sempre un tema interessante perché ovviamente noi non è che diciamo valutiamo soltanto l'autostima in sé per sé, ma è anche importante tenere presente che anche l'autosvalutazione, cioè sono tutte cose che dipendono da noi fondamentalmente, sia autostima sia purtroppo autosvalutazione. Siamo noi che ci autostimiamo. E siamo noi che di fatto ci autosvalutiamo. E quindi partiamo e salutiamo Giusy, salutiamo Sissi, e salutiamo Rosy e parliamo di autostima e autosvalutazione. Allora, c'è una frase carina, molto interessante che dice: l'ottimismo è la fede che porta al successo. Non possiamo fare niente senza speranza e fiducia. Quindi noi dobbiamo avere fiducia fondamentalmente in noi stessi se vogliamo raggiungere dei risultati e la realtà. Salutiamo anche la nostra Grinettina. La realtà che abbiamo nella testa ci porta a influenzare la situazione esterna. Ciò vuol dire che la nostra realtà interiore, la nostra realtà interiore determina il nostro mondo esteriore. E quando parliamo di autostima dobbiamo tenere conto che autostima e disistima sono figli della nostra mente. Quindi ovviamente noi dobbiamo avere una visione corretta della realtà, dobbiamo avere una valutazione corretta della realtà, che è un punto molto importante. Noi dobbiamo creare un equilibrio, no? Perché non possiamo avere un delirio di onnipotenza, pensare di essere Superman. Ah, io sono Superman e posso volare, mi butto giù dal 20° piano e mi sfracasso drasticamente al suolo. Cioè, quello sarebbe, come dire, un delirio di onnipotenza, no? Non è più autostima, ma delirio di onnipotenza. Quindi dobbiamo creare il giusto equilibrio. È ovvio che non dobbiamo avere delle frasi, non dobbiamo mettere dentro di noi delle situazioni che possono essere, diciamo, oggettivamente negative, perché spesso noi mettiamo dentro delle frasi che poi sono oggettivamente negative in tanti ambiti della nostra vita. Purtroppo noi ci raccontiamo, diciamo, delle cose che poi di fatto sono totalmente negative e che condizionano fortemente la nostra vita, no? Purtroppo le persone che dicono: ah, farò una brutta figura, non sono all'altezza, non ce la posso fare, non ce la posso fare, non sono all'altezza, sono una persona sbagliata, bla bla bla. È ovvio che se tu, diciamo, manifesti, come dire, dei pensieri di questo genere, è palese e naturale che questi pensieri diventeranno la tua realtà. Quindi autostima e disistima sono frutto del nostro modo di pensare, sono frutto del nostro modo di essere. Noi dobbiamo sviluppare l'autostima. Quindi farò una figuraccia, sono una persona sbagliata, non mi merito uno così. Anche i nostri pensieri, no? Perché se tu pensi di non meritarti l'amore, non praticherai la rinuncia. Quindi noi siamo noi che ci autosvalutiamo, che ci autosqualifichiamo, dipende tutto da noi stessi. Questo è il primo punto fondamentale, perché se noi siamo il problema,
Se ci rendiamo conto che noi siamo il problema, significa anche che noi siamo la soluzione. Perché se è vero il